Questa è la settimana del 7-10 al 13-10 e questa del 14-10 al 20-10. Quindi andiamo a vedere, ma come sappiamo, se non acquistano tutto, le cose restano lì, insomma, fino ad Halloween. Cosa improbabile, perché sono stata lì, ho visto già che era stava terminando tutto, ma dai. Forse qualcuno può confermarmelo, dovremmo guardare.
prossimi mesi, perché voglio farla
sapendo già cosa vado incontro, eccomi. Poi tornano le donuts di Halloween a 59 centesimi, io mi ricordo erano buone. Popcorn caramellati, e anche qua questi secondo me sono quelli grossi, 2,49 €. Io preferisco tra tutti i popcorn, a parte quelli al formaggio, che vabbè sono rarissimi da trovare. Li avevo assaggiati anni fa, tanti tanti anni fa, in sacchetto già come qua, già pronti, della marca Pops, quella più costosa. Perché dicono più costosa? Perché la confezione di popcorn Pops da fare al microonde, anche quella classica solo col sale, dove dentro ci sono tre pacchettini, costa sui 3,99 €. Invece Aldi, quella al burro per esempio, costa 1,10 €, ce ne sono sempre tre di confezioni e sono buonissime, quindi che sono le mie preferite, quelli popcorn, burro e sale, i miei preferiti in assoluto. Li avevano anche da Lidl, invece adesso ci sono solo da Aldi, non so per quale motivo li hanno tolte, se vedi che piacevano solo a me. Quello è il caramello, li metto dopo, di bontà li metto dopo, di quelli salati normali, quindi penso quanto mi piacciono, li mangio comunque. Però da Action ho assaggiato il caramello salato ed è buono. Metto primo posto burro e sale, secondo posto caramello salato, terzo posto, togliendo quelli al formaggio che sarebbero i più buoni ma sono introvabili, terzo posto salati e ultimo posto caramellati, perché caramello salato ha quel dolce salato, è buonissimo. Caramellati, niente di che. Quindi capisci che il mio gusto, cioè io preferisco proprio il salato, se c'è deve esserci il dolce, deve esserci anche il salato dentro, se no niente. Quindi queste qua che hanno un gusto stranissimo, ma non sono neanche troppo dolci, sono da plastica, boh. Vabbè, caramelle gommose con ripieno, le classiche a forma di occhi, con dentro il Sour Splash, che è finto sangue, no? Però fanno un po' impressione, io non riesco a mangiarli, questi sono troppo gommosi, hanno quel schifo, consistenza schifo. 1,49 €. Cioccolatini a forma di pipistrello, 2,49 €. Non li ho visti questi, queste non le ho viste, che qualcuno di voi me le ha consigliate, Sara se non sbaglio me le ha consigliate su Instagram come messaggio privato, caramelle gommose a forma di osso, che sono proprio, mi ha detto, super sour, buone, 1,29 €. Non le ho viste. Cioccolatini da brivido, magari c'erano ma io non le ho viste, ecco. Cioccolatini da brivido, 3,49 €. Sono tipo la versione horror dei cioccolatini a forma di Babbo Natale. Belle. Però c'è solo la confezione bella, dentro è solo cioccolato al latte. Mini figure di cioccolato Halloween, anche questo dice che è nuovo, 1,49 €. Ma in realtà non ci sono quelle a forma di occhi, i cioccolatini. Visto che c'erano come, non questi, manca una cosa qua, forse nell'altro Deblian, figura di cioccolato 1,49 €. Io ho visto che c'erano anche i sacchettini con tutti gli occhi piccolini, erano proprio in negozio, mi ricordo che c'erano anche l'anno scorso, infatti li avevo acquistati. Cioccolatini al latte, 2,39 €.
Wasabi, barbecue, 1,69 euro, buoni anche questi. Poi avevo
sua amica, cioè era mercoledì, poi la sua amica che invece era tutta colorata, quindi mi ricordo un po' quella serie.
Ciao.